È rivolta a tutti quelli che sono ancora, diciamo così, in si dice divario digitale, ma in sostanza vogliamo dire che c'è ancora una quota di popolazione della comunità regionale che è variamente in difficoltà nell'uso dei mezzi a tecnologia avanzata come l'uso di internet, l'uso del PC. In particolare la popolazione anziana che ha, diciamo così, più difficoltà di dimestichezza con la tecnologia, ma anche quote di donne, in particolare fra, diciamo così, le casalinghe, c'è una difficoltà di questo tipo. Non abbiamo dati molto precisi sulla popolazione di immigrati, ma anche qui ovviamente abbiamo una quota molto rilevante di distanza ancora nell'uso di questi mezzi. Quindi in sostanza, insieme ad altre iniziative, altri investimenti che riguardano la riduzione del divario digitale riferita alla rete, cioè i territori che sono effettivamente serviti dalle tecnologie, c'è anche un problema che è più di educazione, formazione e conoscenza, che attraverso queste iniziative vogliamo ridurre in percentuali più gestibili e soprattutto dare a tutti i cittadini la possibilità di avere degli strumenti che non sono solamente di pura e semplice innovazione fine a se stessa, ma che aumentano la possibilità di essere serviti per elementi anche indispensabili ormai. Pensiamo al rapporto fra pubblica amministrazione, certificazione, servizi e famiglie e cittadini. Quindi questo è l'obiettivo, che passa attraverso varie misure, fra cui ovviamente quella principale è dare ai cittadini gli strumenti per poter accedere con facilità a questi mezzi.